Salve a tutti ragazzi e bentrovati, rieccoci qui a un nuovo episodio della Sbarbata del lunedì. Oggi è venerdì sera, ragazzi, ho appena finito di lavorare. Lo faccio di venerdì sera questo video perché lunedì mi troverò a Firenze a un meeting veramente importante, un meeting con la Proraso, quindi non avrò il tempo di sbarbarmi e ne approfitto questa sera per sbarbarmi insieme a voi. Ecco qua, è sera e non vi nascondo che voglio rilassarmi veramente, ho bisogno di sbarbarmi alla grande. Dato che fa freddo, ho pensato di sbarbarmi con food e spice, spezie e legno. Ma prima di farvi vedere tutto il resto, a voi la sigla. Come detergente per detergere la nostra barba, per togliere tutte le impurità, utilizzeremo il detergente Wood Spice della Proraso, spezie e legno, veramente piacevolissimo di questo periodo, veramente efficace. È un detergente antisettico, ottimo anche per pulire i pennelli. Qualcuno me l'ha chiesto, noi dopo aver fatto una sbarbata a un cliente lo puliamo con il detergente per rimuovere il sapone sulle setole, per far sì che il pennello stia sempre al top. Perché al top? Perché il sapone può man mano corrodere le setole del pennello. E chi già sa e per chi ha fatto i corsi con noi sa il perché, ragazzi, sa il perché. Attento un attimo che ti faccio vedere una cosa straordinaria, non ti muovere. La scala del pH, eccola qua, vedete? Il sapone è molto alcalino. Questo serve per far sì che il pelo si opacizza, diventa più fragile e ci aiuta nella scorrevolezza. Detto questo, può succedere che il sapone sulle setole, soprattutto quelle naturali, come questo della barberia Carottese, vedete, è una setola di maiale molto trattata, vedete, molto morbido, è un finto tasso. La setola si può rovinare. Allora, per eliminare quel fastidio del sapone che si crea tipo grasso dentro al pennello, lo andiamo a lavare con il detergente. Ne ho tanti qua, perché che cosa facciamo noi? Non solo li laviamo con il detergente, ma li immergiamo in questa bella ciotola di vetro e mettiamo un po' di Barbside, che è un sanificante disinfettante. Come pre-barba utilizzeremo il pre-barba, sempre Wood Spice, faremo tutto Wood Spice. Utilizzeremo il balsamo dopo rasatura per proteggere la nostra pelle. Come rasoio, l'altra volta mi sono sbarbato con il mio rasoio Andrew Barbershop, eccolo qua, già lo conoscete, qualcuno l'ha acquistato e vi ringrazio, ragazzi, vi ringrazio veramente perché così facendo riusciamo a sostenere il nostro canale Andrew Barbershop. Ragazzi, seguitemi sempre, facciamo anche qualche video recensione per quanto riguarda le clipper, tagli, ci divertiamo un bel po'. Ho fatto questo acquisto delle Vox Food, la pronuncia non so se è giusta, sono delle lame russe, mi sono trovato benissimo con rasoio e lama così, e questa sera veramente necessito di sbarbarmi e di rilassarmi in questo modo. Le confezioni del sapone, ci sta la confezione grande che è 275 ml, eccola qua, nella vescica un po' più grande, si mostra in questo modo, oppure la confezione, diciamo quella uso casalingo, oppure per chi la vuole utilizzare un po' di meno, 100 ml, eccola qua, e si presenta in questo modo, voilà, top. Sapone in crema, alta azione schiumogena, vi posso garantire che con un poco d'acqua, giusto giusto così, e massaggiando solo con le mani, automaticamente si attiva, pure senza utilizzare il pennello, lo facciamo dopo. Come chicca finale utilizzeremo la colonia, vi ricordo sempre che la colonia va messa dietro alla nuca, non la mettete sulla barba dopo avervi sbarbato perché vi può irritare. Un attimo che vado a prendere l'acqua calda e subito partiamo con la sbarbata. Vediamo se è caldo o troppo calda, un bel po' calda. Allora mettiamo un poco d'acqua fredda, dai. Era troppo calda. Allora, mi vado a lavare un po' col viso. Mettiamo un po' di detergente, leggermente. Questo qua invece è a bassa azione schiumogena. Ci facilita a rimuovere tutto il sapone. Quindi lo si può usare anche per il viso, perché comunque è un pH neutro, intorno al 4.5, quindi rispetta tranquillamente il pH della nostra pelle. Tampono un pochettino, mi giro il colletto della camicia. Adesso, come vi dicevo prima, prendo un ditino così e lo massaggio qua, guardate.
È una crema fantastica. Metto un po' d'acqua calda. Vedete? Potrei tranquillamente farmi la barba in questo modo. Fantastico, veramente fantastico. Poi è ricca d'oli, quindi ci aiuta la scorrevolezza. Non dimentichiamo il pre-barba. E attenzione, ero molto euforico di farvi vedere questa cosa. Avevo dimenticato il pre-barba. Eccolo qua. Lo prendiamo con una stecchetta. Quanto basta. Lo immergiamo all'interno dell'acqua calda. Questo per far sì che esplodano tutte le particelle del pre-barba e si inizia ad attivare. Oltretutto per farlo arrivare sul viso bello caldo. Vedete? E lo vado a massaggiare sul mio viso. Ecco qua. Mamma mia che profumo, ragazzi. Non potete immaginare. Questa fragranza veramente mi fa impazzire. Di questi periodi è la più richiesta in assoluto. Nella nostra barberia veramente la richiedono in tanti. Come pennello quale utilizziamo? Per rimanere a tema giallo, molto simpatica questa cosa, vedete, utilizziamo il sintetico di Andrew Barbershop. Ecco qua. Mettiamo giusto giusto, ma veramente pochissimo sapone all'interno del pennello. Bagniamo un po' con l'aceto con acqua calda. Rimuovo l'acqua e andiamo a iniziare il nostro montaggio all'interno della ciotola. Spero che vi sia mancata la sbarbata del lunedì. Mi fa molto piacere questa cosa, così mi fate percepire che sentite la mia mancanza. Ecco qua, pronto. Vado direttamente adesso sul viso. Bellissimo. Mettiamo un poco d'acqua. Importante sempre l'acqua. Barba che ho fatto lunedì scorso, oggi venerdì, però in settimana a volo l'ho accorciato un pochettino con la macchinetta. Qualche volta in settimana, ragazzi, non vi nascondo che lo faccio, lo accorcio un pochettino con una macchinetta, 0,4 mm, e poi me la faccio a fine settimana o lunedì. Penso che può andare alla grande. Mettiamo giusto un altro poco d'acqua. Guardate che bella crema, eccellente. E andiamo a inserire la nostra lametta che abbiamo messo qua da parte. Russa, ragazzi, la utilizzate questa lametta? Fatemi sapere. Io veramente sono rimasto contentissimo. Mi sono trovato una bomba e la rimetto nel mio rasoio. Ecco qua. Prendo il manico a vite, vado a stringere. E voilà. E partiamo subito. Guarda, guarda. Eccellente. Sentite? Spero che si senta. Mamma mia, che spettacolo, ragazzi. Guarda qua, proprio neve. Quando la lama è giusta con il rasoio giusto, guardate, non c'è bisogno che ci passi due o tre volte, solo tiriti solamente, basta passare una sola volta. La giusta pressione e via, scorrevole come non mai. Per fare sopra il pomo, guardate che cosa faccio, tiro un po' di qua, sposto un po' di qua. Ed evito di passare sopra il pomo. Aggiustiamo un po' il baffetto. Se vi trovate a Sorrento nelle festività natalizie, passate a salutarci, anche solo per un caffè. È un piacere e un onore. Adesso andiamo di seconda. Il sapone c'è all'interno, vedete? Non c'è bisogno di andare a mettere altro sapone. Bagno un po' con l'acqua calda per far sì che il sapone arrivi bello caldo sul viso. Anche un fattore proprio piacevole. E voilà. Andiamo di seconda, sempre delicatamente. Vedete, ho fatto pure un po' di contropelo, ma sempre delicatamente, senza fare troppa pressione. Magnifico.
E voilà. E voilà, allora andiamo a lavare il viso. La metta che secondo me può andare bene anche fra due giorni per un altro passatino di barba, eh. Il filo ancora lo teneva, quindi non c'è bisogno di buttarla assolutissimamente. Ve la consiglio veramente. Ecco qua, controllo un po' il baffo, l'ho aggiustato un pochettino. E voilà, e questa è fatta. Adesso andiamo a mettere il balsamo dopo rasatura. Quanto basta, vedete, non ne metto tantissimo. Vedete? Va bene così, lo passo leggermente sulle mani e poi subito sul viso, perché se lo massaggiate troppo tra le mani, tutte le proprietà nutritive verranno assorbite dalle mani. Quindi mettetelo subito sul viso. Un po' di massaggino per riattivare le cellule. Ah, bellissimo ragazzi, ne avevo veramente bisogno. E mettiamo un po' di colonia per andare a casa ben profumati. Eccola qua, vedete? Eccellente. Cosa manca? Manca la piramide olfattiva della colonia, che adesso vi elenco subito e vado a prendere la mia dispensa segreta. Eccola qua. Tac. I primi 10 minuti sentirai cumino, zafferano e violetta. Dopo 30 minuti avvertirai cedro, guaiaccio e ambra. Dopo 2 ore cisto, sandalo e vaniglia. Eccola qua la piramide olfattiva di Wood Spice. Ragazzi, se questo video vi è piaciuto, mettete un bel like, commentate come sempre e alla prossima sbarbata. Ciao!